In questo nuovo episodio di School of Drones parliamo delle riprese che possono dare ai tuoi video con i droni un tocco professionale e di qualità. E in più ci sarà un trucchetto che vi svelerò solo alla fine. Tutto questo ovviamente dopo la sigla. Eccoci qui tornati ragazzi, nuovo episodio di School of Drones, questo format ho visto che vi sta piacendo. Se non sei ancora iscritto, fallo subito per supportare il canale gratuitamente e permettermi di fare sempre più video. Detto questo direi di iniziare. Nel video di oggi, come detto, vi mostrerò delle riprese, 5 per esattezza, che inserisco in tutti i miei video che creo con il drone. Qualcuno di voi scoprirà sicuramente qualcosa di nuovo, per i più esperti potrebbe essere un semplice ripasso, ma prima di iniziare, come sempre, voglio darvi qualche consiglio. Prima cosa, come ho detto in altri video di questo tipo, quando si riprende qualcosa, un soggetto è fondamentale riprenderlo da più angolazioni possibili. E come vedremo oggi, utilizzando più tecniche di ripresa. Questo perché poi, in fase di montaggio video, non avremo blocchi creativi o di combinazione con le nostre riprese. Secondo punto, anche questo da non sottovalutare, se avete acquistato il vostro drone perché magari avete programmato dei viaggi, andrete a vedere le cose che sono lontane da voi. Quindi non raggiungi tutti i giorni, non dovete fare l'errore di arrivare in queste location impreparati. Intendo che non sapete eseguire le riprese che vi mostrerò oggi in modo accettabile, questo per non tornare poi a casa con riprese fatte male e l'amaro in bocca. Come in tutte le discipline e tutti gli hobby ragazzi, anche in questo non si scappa, ci vogliono allenamento e costanza. Quindi appena avrete finito di vedere questo video o comunque nei giorni successivi, mettete in pratica quello che vedrete oggi. Per allenarsi vi basterà utilizzare un soggetto che a 5 di voi da macchina o con la bici, anche se si trattasse di una scogliera, di un edificio mezzo distrutto, di un albero, l'importante è allenarsi. In questo modo, oltre a prendere la piena confidenza del drone, aumenterete sicuramente la vostra sicurezza nel volo. Con sicurezza intendo dire che capirete finalmente che cosa potete o non potete fare con il vostro drone. Non cambiate troppo spesso il drone, perché anche se della stessa marca è corretto dire che ogni drone ha il suo stile di guida. Adesso bando alle ciance e andiamo a vedere le riprese. Revealing shot. Questa tecnica di ripresa di solito la utilizzo quasi sempre per aprire i miei video, come in questo caso. Come potete vedere è molto semplice e suggestiva, serve principalmente per far scoprire pian piano allo spettatore la location del nostro video. Per la seconda variante dovrete invece combinare lo stick destro in avanti o indietro assieme alla rotazione verso l'alto del gimbal, in questo modo lo spettatore scoprirà pian piano la location. La terza e ultima variante invece è eseguibile solo con i droni che hanno la possibilità di ruotare il gimbal verso l'alto. Infatti qui, una volta posizionato il gimbal a una trentina di gradi sopra lo zero, dovete aggiungere sempre un movimento in avanti o all'indietro dello stick destro. Una cosa che vale per tutte e tre queste varianti è che bisogna cercare sempre di non volare troppo in alto, altrimenti l'effetto di tridimensionalità dell'immagine scomparirà. Seconda ripresa, take off shot. In questa manovra la telecamera è puntata sempre verso il basso mentre il drone si alza di quota. Il soggetto principale si trova sempre più o meno al centro della scena e questa ripresa serve per dare una prospettiva diversa della location, come appunto fanno i nostri droni. Per eseguirla, telecamera puntata verso il basso e poi con lo stick sinistro si sale di quota. Se vogliamo aggiungere maggiore dinamicità a questa ripresa, sempre con lo stick sinistro possiamo aggiungere un movimento di rotazione in senso orario o antiorario combinato all'alzarsi della quota. Nulla ci vieta di fare tutto al contrario, ma in questo caso il senso della ripresa cambia. Possiamo infatti utilizzare questa seconda variante del take off shot come ripresa che serve a scendere nel dettaglio di una location. Vi faccio un esempio pratico: potete utilizzare come prima clip una semplice carrellata in avanti da lontano per far capire allo spettatore dove siete, e poi appunto come seconda clip sparate lì un bel take off shot in avvicinamento, quindi invece che partire dal basso verso l'alto, dall'alto scendete verso il basso. Terza ripresa, crane shot o gru da cinema. Questa ripresa è molto semplice da eseguire. Il drone con camera fissa a 0 gradi sale o scende simulando il movimento di un ascensore o di una gru. Se poi all'interno della scena riuscite a mettere qualche soggetto in movimento, ancora meglio. Potete aggiungere al movimento di salita o di discesa del drone anche un movimento del gimbal che serve a tenere lo spettatore concentrato
Quarta ripresa che vi voglio mostrare si chiama slider o movimento laterale, va usata per contestualizzare il percorso che il nostro soggetto sta facendo, sia esso una macchina o una persona in movimento. Fate attenzione, anche se il vostro drone ha sensori laterali, gli ostacoli non sempre vengono visti. Maggiore attenzione se il vostro drone non li ha. Potete utilizzare questo movimento laterale anche per creare una clip finale del vostro video. Seguite per esempio il soggetto e poi piano piano lo perdete accelerando o salendo di quota con il drone, e poi inserite magari, che ne so, i titoli di coda o il vostro logo. Quinta e ultima ripresa, Orbit. Questa ripresa, diciamo che ha più nomi: Orbit, G360 gradi, rondelli per gli amici di YouTube e Facebook, e ve ne parlo alla fine perché è una di quelle un po' più impegnative. Infatti per effettuare questa ripresa ci vuole una perfetta sincronizzazione dello stick destro e sinistro. Se incrociamo gli stick verso l'interno, il nostro drone inizierà più o meno a ruotare intorno al soggetto in senso orario. Se invece gli stick li puntiamo tutti e due verso l'esterno, il drone girerà sempre intorno al soggetto in senso anti-orario. Questa ripresa richiede molto allenamento da parte vostra, che vi consiglio di fare comunque in spazi aperti il più possibile. Non iniziate a farla subito attorno ai campanili della vostra città, perché lì ci sono fili che non vedete, magari piccioni, e comunque il crash dietro l'angolo. Ci sono diverse anche scuole di pensiero per questo tipo di ripresa. C'è chi dice di tenere il soggetto al centro, c'è chi dice invece di mettere il soggetto sui punti di interesse dei terzi. Io personalmente vi dico di fare a vostro gusto, oppure fate come me. Allora, se il soggetto è il fulcro della mia ripresa e quello che c'è attorno non è tanto interessante o bello, allora soggetto al centro della ripresa. Se invece oltre a un bel soggetto c'è tutto un contesto ambientale da valorizzare, allora potete posizionare il soggetto sui vari punti della regola dei terzi e iniziare a ruotare. Come scritto nella copertina, ora vi svelo un trucco che molti conoscono ma molti no: la funzione Spotlight. Questa funzione permette in maniera automatica di eseguire quasi tutte le riprese che vi ho mostrato oggi in questo video, e non è disponibile su tutti i droni, ma generalizzando solo su quelli che sono dotati di sensori anticollisione, come il nostro DJI Mini 3 Pro. Vi faccio un esempio: se volete fare un orbit con soggetto al centro, vi basterà distanziarvi quanto basta per selezionare il soggetto e successivamente iniziare a spostare lo stick destro verso destra o verso sinistra per iniziare un orbit completamente in automatico. Questo è un esempio, amici, ma ovviamente combinando i movimenti dei vari stick potete già creare delle belle riprese senza fare nessuna fatica. Cosa però che vi suggerisco di fare, che se volete diventare bravi e imparare realmente, cercate di capire quali movimenti vi interessano di più, li provate in automatico con la funzione Spotlight, se l'avete sul vostro drone, e successivamente poi cercate di replicare tutto a mano. Altro suggerimento: se siete nella modalità normal e vi risulta che il vostro drone è troppo brusco nei movimenti, con il selettore spostatevi nella modalità cinematic. Ricordatevi che infine le riprese, per definirsi cinematografiche, devono essere lente e senza cambi di direzione improvvisi o senza strattonamenti. Bene amici, per oggi è tutto. Fatemi sapere se questo tipo di video vi è piaciuto con un bel commento qui sotto, e fatemi sapere se vorreste vederne altri. Per permettermi di continuare a creare video, vi chiedo di supportarmi gratuitamente lasciando un bel like, iscrivendovi al canale se ancora non siete iscritti e attivando la campanellina. Non mi rimane che augurarvi buon volo e, visto il caso, buon allenamento. Ciao!